Nell'ultimo sequestro effettuato sono finiti in mano ai carabinieri ben 20 kg di cocaina purissima. Era l'ultimo carico in arrivo dalla Colombia a Palermo e da qui per il mercato del Nord Italia, compresa l'Emilia e Parma. Una maxi organizzazione appoggiata nel traffico internazionale di droga dal cartello colombiano e dalla camorra, decapitata con l'operazione antidroga Bogotà scattata nella notte in tutta Italia, che ha portato in manette 13 persone, fra queste 3 parmigiani. Secondo gli inquirenti, Dante Varesi, 63 anni, residente a Carignano, Nicola Silvano, 50 anni, originario del Napolitano, ma residente a Malandriano, e Perla Genovesi, 32 anni, di Parma, erano il terminale locale del mercato dello spaccio, non solo cittadino, ma dell'intera regione. Interagivano direttamente con i capi dell'organizzazione, Paolo Messina, 53 anni, di Campobello di Mazzara del Vallo, con la collaborazione di Tommaso Iacomino, 63 anni, esponente di spicco dell'omonimo clan camorristico e latitante in Sud America. L'organizzazione trattava direttamente con il cartello della droga colombiano e peruviano il prezzo della cocaina, che poi veniva in Sicilia, dove da qui effettuava l'ultimo viaggio presso i luoghi di spaccio. Una fitta rete monitorata per mesi dai carabinieri, che nella notte hanno fatto scattare il blitz con 13 arresti. 3 le persone ancora latitanti, molto probabilmente si sono tutte rifugiate in Sud America. Sola volta danneggiano il cervello, perché alterano i neuroni, intaccano le funzioni psichiche, le emozioni, la capacità di decidere e lo sviluppo della personalità. Io proprio ieri, in aereo, con i grafici, ho studiato da Milano a Roma il nuovo simbolo dell'Italia e abbiamo inventato tutta una serie di formule. Anticipo quello che ieri sera mi è parso il migliore, ed era Magic Italy. Mamma, chiamali. Qualche volta portatevi anche qualche bella ragazza, signori ambasciatori, perché so che anche questo è un merito che tutti quanti siete molto orgogliosi di portare avanti, e noi lo apprezzeremo molto, perché noi siamo latini. E io non sono più un playboy, sono, come si chiama, un playold, ma ci teniamo ad avere la possibilità di manifestare il nostro senso estetico.
Chiamali, chiamali. Non state a leggere i titoli dei giornali. Stamattina hanno parlato di P3, quattro sfigati pensionati che si mettono insieme per cambiare le cose in Italia. Ma se non ci riesco io, che sono quello che ha detto l'editore, come può farcelo? Non sono riusciti in nessuna occasione. Dottore, ci risiamo. Le droghe ti bruciano il cervello e non ne hai un altro.